salutare, volevo presentarvi l'autrice, la fautrice, il motore, il cuore pulsante di questa idea, di questo progetto, che si chiama L'ultimo stopper, che è il libro edito dalla Graus, Graus Editore. Beh, questo libro in realtà è nato con grande fatica, perché Sergio non voleva scriverlo fondamentalmente. Andavamo a Roma con amici, raccontava aneddoti della sua carriera, che poi mi racconterà, qualche volta strappandoci un sorriso, altre volte invece un momento di riflessione, però quando era dunque gli dicevamo, ma sei troppo bello come ci racconti, dovresti metterlo nero su bianco, diceva sempre no, no, ma che mi metto a fare. Noi lo puntolavamo anche dicendo, guarda, ci sono i tuoi colleghi, Tardelli, Zoppi, l'hanno fatto un po' in modo di sfida, perché non lo fai anche tu, ma lui non era interessato a fare questo. E neanche faccio il rimanimento a Corriciano, vuole il Milan, la Juventus, il Cesena e la Fiorentina. Andavo su e giù Firenze, Lecce e Corradano, e un giorno con Lovati, che giocava insieme a me nella nazionale di Minores, mi prese dalla parte di disovare i miei dirigenti del Milan, mi hanno detto di dirti che sarai comprato dal Milan, ti devo spiegare come funziona Milanello. Così non fu, perché Pandolfini, che aveva giocato con il Verde Nazionale della Roma, chiamò Palberti e disse, Gian Piero, io ho un giocatore che te, sono di quei giocatori che piacciono a te, ti conosco perfettamente, sappi che io non lo posso comprare perché non ho i soldi, compralo tu perché farò una grande carriera. E Palberti nel novembre del 1974 mi acquistò all'Hotel Gallia di Milano per la cifra di 80 milioni. 20 giorni prima 400.000 lire, 80 milioni 20 giorni dopo. Ma Anastasio, poi arrivo Capello, poi arrivo Caso, poi arrivo Furino, poi arrivo Scirea, Gentile, quindi praticamente io ero negli spogliatoi con i miei campioni. Io il giorno prima ero giocato con le figurine e il giorno dopo mi trovo anche nello spogliatoio con i campioni. E io dicevo dentro di me, ma io qua dentro cosa ci faccio, cosa c'entro io con questi qua? E io non c'ho, perché la palla non la prendevo mai, non giocavo neanche in Serie C, mi trovavo con i campioni di Serie A che facevano viaggiare questa palla così velocemente che non la prendevo mai. Però sono sicuro che le prime domande metteranno sul calcio mercato inevitabilmente, ma noi dobbiamo andare anche sugli aneddoti e sui racconti di Sergio. Tra l'altro siamo in un club che porta il nome di un ex calciatore della Juve, anche se una colonna da oggi è ex, anche se una colonna come Gigi Buffon la puoi considerarla, come dire, una colonna, capitano a vita, capitano della nazionale, capitano della Juventus, quindi anche se indosserà un'altra maglia, per fortuna non italiana, rimarrà sempre il nostro grande italiano. La bandiera è sempre una bandiera. La bandiera è sempre una bandiera, il campione è sempre un campione per tutta la vita, e so che qualche domanda la farete sui campioni che verranno, però Sergio, io ti volevo chiedere, facendo un piccolo salto indietro, perché qui si parla di gestione di spogliatoio, c'è la seria possibilità che magari Sergio potrà darci qualche informazione in più, perché lui ce li ha, su un possibile arrivo di Ronaldo alla Juve. Quando Sergio era a Torino, arrivò a un certo punto un altro grande campione, perché qui i grandi campioni si contano sulle dita di una mano, cioè quelli che i top player che hanno giocato in Italia sono Maradona, Platini, Domenichi, Falcao, Zidane successivamente, ma i veri top player sono questi. Ronaldo potrebbe essere davvero uno di questi, anzi in questo momento è più forte in assoluto. Zidane è diventato Zico, l'Udinese, ma insomma sono veramente pochi. Da molti anni per il calcio italiano, oltre che per la Juve, l'arrivo di un campione come Ronaldo può essere veramente finito, può essere veramente una boccata d'ossigeno, anche per il credito, insomma, ci potremmo avere nel calcio a livello europeo e mondiale. Senti, che cosa si prova invece ad arrivare sul dischetto di una delle partite più importanti della tua vita e ad avere la responsabilità di dover calciare un rigore come quello di Tokyo nella finale di Coppa Intercontinentale? Che cosa si prova davanti? Hai un portiere? Sono sensazioni brutte. Se avete visto, c'era il filmato, già la mia faccia la diceva lunga, non so i pensieri che avevo. La devo prendere più lunga, non venivamo dalla sconfitta di Atene con Hamburgo. Sono sicuro, senza nessuna presunzione, che se noi avessimo vinto quella partita con Hamburgo, senza presunzione avremmo vinto per due anni consecutivi la Coppa dei Campioni, perché la stessa squadra
vinse la Coppa delle Coppe, la Coppa dei Campioni, Supercoppa Europea e la Coppa Intercontinentale. Quindi arrivavamo a essere sicuri del gap che era diminuito nei confronti del Liverpool, perché l'avevamo battuti, se vi ricordate, a Torino nella Supercoppa Europea per 2-0 con il Boniek, col campo ghiacciato, col pallone arancione. Quindi eravamo sicuri di questa vittoria.